Diretta. Paolo, hai acceso una faida tra gli ascoltatori, hai avuto il coraggio di insultare i videogiochi, mo son cazzi tuoi. No, ma non è che grassone di merda, bastardo, retrogrado. Ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Io mi sono fatto Mario Bros, lo amo. Come la prima volta mi hai sconvolto la vita in quella macchina. È colpa di quella puttana di Pac-Man. Ma chi? In questa fantasia io mi sono limonato tutti i soldati di Call of Duty, ignorante. Di viaggiare e di andare via. E ti ascolto, già so che mi fermerò, perché sai già cosa voglio. Nella mia testa sei tu, mi fai sognare ogni giorno. Noi siamo cosa? Noi siamo lo già. Smettila. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, buon venerdì, ve l'ho mai detta questa cosa che io ho un cazzo considerevole, non l'ho mai detto. No, non è vero, Marco. Ci tenevo tantissimo a dirvelo. Non è vero. Paolo Nois. Ragazzi. Allora, senti qua, non dire cazzate Paolo, scrive Alessandro Bianco. Uno studio ha scientificamente dimostrato che i videogiochi non c'entrano un cazzo con la violenza. Certo. Paolo, non c'entrano i videogiochi. Io sono cresciuto a GTA e Call of Duty e non ho istinti omicidi. Fabio Sgaramella. Mentre sta sgozzando una nel bagagliaio della macchina. Allora, ascolta, io ho giocato 10 anni a Mario Bros, non è che sono diventato idraulico. Sì, però aspetta. Facciamo un po' di chiarezza. Sì. Voi sapete che io sono un malato di mente, io adoro Call of Duty, ho sempre giocato a Call of Duty. Sei una merda, tutte le versioni. Ma vai a cagare. Ma vai a cagare che ti ho distrutto, dilaniato. Sei l'unico che riesce a suicidarsi. Sì. No, allora, bisogna ammettere una cosa: che se giochi troppo, se esageri e stai attaccato allo schermo tutto il giorno a sparare, quando esci in macchina e vedi uno che ti fa bonjour, ti verrebbe voglia di sparargli in fronte, perché. Cioè, io sai che odio i francesi, no? Quindi quando gioco Call of Duty sempre cerco una squadra di francesi e li faccio la guerra. Devo dire che un pochino ti condiziona, poi dopo è ovvio. Scusa, intelligenza. Analizziamo GTA. È un gioco in cui una persona va a mignotte pestandole. Si droga, ammazza i cristiani. Le vecchie. Per strada a caccia, quindi senza senso. Tu cammini per strada, puoi ammazzare e scannare chiunque. Prendi le macchine, le rubi, spacchi tutto. Cioè, sulla mente di una persona con del raziocinio, sì. Ma quando posso fermarti un secondo? Però allora, se tu magari nel tuo subconscio hai quel quell'interruttore che ti fa scattare la follia, esatto, ok? Sì. Invece potrebbe essere terapeutico, nel senso che se tu ce l'hai ti sfoghi col videogioco. Ma se invece quel bottoncino invece si accende perché tu ti sfoghi in quel modo e vabbè, ti piace. Ma Paolo, allora non dovresti più fare film d'azione americani, non dovresti più fare film di guerra, non dovresti più. Ascolta, io negli anni 80 mi sono dipinto la faccia di nero e andavo in Vietnam rigorosamente ogni weekend a sparare. Per colpa di Rambo. Noi guardavamo l'uomo tigre, però non è che ci ficcavamo le ditate negli occhi e ci spaccavamo di giro. Ma che cazzo di, ma sai quanta gente si è buttata al balcone gridando "Lanciami i componenti!" Ma sì, l'unico stronzo che io conosco che si è buttato dal secondo piano vestito da Superman con il mantello si chiama Marco Mazzoli. Vedi, e aveva visto Spider-Man. No, però. E stava imitando Amanda Lear. È quello che tutti si chiedono. Per far pace con quelli di videogiochi, fai amicizia con Favij. È l'unica. Porco cane, che brutta roba. Proprio, allora, tu allora adesso per farti perdonare dagli ascoltatori, devi ciucciarlo a Favij. Ciucciagli il cazzo a Favij. Ma perché non ciucciare il cazzo a Favij? Perché Favij rappresenta il mondo dei videogiochi. È una bella iniziativa, pensata, ponderata. Secondo me ci sta. Secondo allora, io proporrei un hashtag
oggi l'hashtag potrebbe essere Paolo Ciucciolo a Favi, ok? Sì. Paolo Ciucciolo a Favi, ma scusa Paolo, giusto, dai, giusto. Cioè tu ti devi assumere responsabilità, se tu dici una roba brutta e offendi le persone, devi riparare in qualche sì, modo. Sì, ma sai cos'è? Non vorrei che poi, sai da cosa nasce cosa e poi diventa troppo confidenziale il rapporto, proprio la ciucciata. Vabbè, un bacino sulla punta allora, Paolo baciagli la punta, potrebbe essere l'hashtag di oggi. Poi lui si mette già le parrucche, quindi sei a posto. Ma aspetta, aspetta, Paolo baciagli la Favi J. Bellissimo. Ciuccia la Fava J. Quanta creatività del cazzo, buttata via così sprecata. Così, se iniziamo così adesso, figurati dopo. No, comunque sui videogiochi c'è il peggio, se non sbaglio io. Cos'è? Cioè, c'è un codice che ti dice quanta violenza c'è nel gioco e a che età di bambini è adatto il gioco. Ma non rompiamo i coglioni con queste cazzate. Lasciamo i giovani divertirsi almeno davanti a un cazzo di schermo, visto che vivono in un mondo di merda dove tutto è corrotto. Almeno quando giocano a un video, è un videogioco, si chiama videogioco. Pensa. Non rompere i coglioni. Io mio adesso figlio... tu vai a casa, compra un mitra a tuo figlio e fagli sparare contro il televisore. Pensa. Che cazzo vuoi? A mio figlio, per fargli passare la voglia di giocare ai videogiochi, gli ho comprato il videogioco del Senato. La palla sai che un videogioco così farebbe i soldi di brutto? Senato. Cioè, tu sei una no, ti arriva. Il gioco inizia così: ti arriva una cartella di Equitalia. Se no, sei a casa da 160.000 euro. Troppo realistico. Tu hai un bagagliaio pieno di armi e proprio sei a Roma. Sì. Così inizia il gioco. Sai quanti italiani ci giocano tutti i giorni in 3D? Sembra vero, anzi forse lo è. Porca miseria, ragazzi. Cazzo, che bella idea. Bello. Allora aspetta che chiamo la mia amica, la Francesca, donna numero uno al mondo di Activision, gli facciamo fare il giochino allora. Sarebbe bellissimo. Adesso conosci tutti lui, dai, adesso chiamo mio amico di Activision. Fai Call of Equitalia, bellissimo. Sì. Aspetta che chiamo Lala Croft e gli dico cosa fa stasera. Ma vai a fare vai il culo. A cagare. Cazzo. Ragazzi, attenzione, è il momento di collegarci con un diario. Un diario che racconta la vita quotidiana dell'uomo penso più sfigato al mondo. Fabrizio Frizzi, ricorda. Si chiama Caro Diario.